Buongiorno ragazzuoli e benvenuti esattamente a Monte Rotondo. Che poi tra l'altro oggi che sto registrando questo video è il 14 luglio, che c'è stato poi lo sciopero dei treni, quindi è stato letteralmente un bordello arrivare qui. Sono partito a Grosseto con il treno, sono arrivato a Civitavecchia, ho fatto il cambio, ho preso l'autobus, sono arrivato alla Dispoli, alle Dispoli ho preso il treno per Roma Trastevere, ho aspettato il treno per venire qui a Monte Rotondo, che era in ritardo di 15 minuti. Panico. Se non ci siamo meritati oggi la trattoria dove andremo a mangiare, non so in che modo ce la potremo meritare. Scusi, potrebbe aspettare il ragazzo? Grazie mille. È un po' di fretta, Ragazzi, siamo arrivati a Monte Rotondo Centro. Monte Rotondo, Lupaese. Lupaese. Con me il mitico Surmacchio, di nuovo qui sul canale. E come avete letto al titolo, ci accompagnerà a visitare prima Monte Rotondo, perché prima la cultura, poi una bella trattoria nascosta. Trattoria più nascosta che nascosta, proprio provincia. Io voglio che voi vediate le foto su Google, allora, dopo vi diciamo il nome così vi andate a vedere. Allora, la piccola storiella, piccolo incipit. Abbiamo chiesto su Instagram dei box delle trattorie nascoste a Roma, però ormai è troppo satura, no? Allora ho detto, ma sai che io conosco qua una trattoria in provincia ancora più nascosta? Ho detto, vabbè, famo questa a sto punto, no? E quindi comunque, se lo seguite su Instagram, o se mi seguite su Instagram se volete, ogni tanto prima di partire qualche box domande lo mettiamo, così se voi siete del posto, chi meglio di voi sa dove andare a mangiare. Dove mi dice ci troviamo? Allora, qui cos'è questa? Questo è l'Arco di San Rocco, dove è famoso principalmente anche per una foto un po' nostalgica del fu tiranno del ventennio, appunto qui, no? Proprio qui davanti, no? Lui così, la foto da lì, no? E quindi c'è quest'Arco di San Rocco che è famoso particolarmente per questo. Però insomma è un po' la porta che porta al centro storico, no? Ah, proprio così in faccia il Duomo, sì, di Monte Rotondo. Il centro storico sta più su, quindi o saliamo dal Pincetto che è lì, oppure facciamo il giro. Ma forse dal Pincetto è carino salire. Quella è quella più ripida. Sì, con le scalette proprio. Pincetto? Pincetto. Fontanella classica. Piazzetta ricreativa di dove si passa il tempo, si ammira Sicilla. Il panorama. Sicilla. Bello, infanzia. Teenagers. Ce la fai a fare sta prova? Mi andava più in faccia che in bocca. Sì, Monte Rotondo quanto è alto? E poi perché si chiama Monte Rotondo? Mi sfugge questa. Perché si chiama Monte Rotondo? Perché è un monte. Come te lo spiego? Cioè, è perché è un Monte Rotondo, nel senso che va così, no? E appunto c'è il comune, che è questa qua, che è la parte più alta della città. Ah, questo qui? Sì. Ah. Il campanile è la parte più alta della città, cioè a Monte Rotondo non ci sarà una cosa più alta del campanile. E questo è il Cigno, una zona giovine, ricreativa, piena di cani, cose, bella quella fontana che ha ripreso con l'acqua, attenzione, eppure questa è nuova come cosa. Monte Rotondo, essendo pure una cittadina di 40.000 abitanti, quindi onesta, quando entri qui nel centro storico c'è proprio l'ambiente di paese, paesano. Fun fact, questa zona che è scavata, no? Questa diagonale, tipo così dentro, sotto, c'era un ristorante, c'era un posto che era lo Spoios Hermanos, l'unico in Italia. Che vuol dire? Proprio lo Spoios Hermanos di Breaking Bad, l'unico in Italia, non credo ci sia più perché l'avranno chiuso tipo per diritti d'autore, non lo so. Così random, bellissimo. Il pandino fa paesino proprio, eh. Perciò Monte Rotondo l'abbiamo visitata, camminata pure, calorie abbiamo smaltite, si è fatta mezzogiorno e mezzo e questo. Sento questo profumino, poi sento ogni tanto il rumore delle posate che sbattono. Bello. Buongiorno. Questo, cioè non c'è niente, non ci insegna nulla. Si chiama da Sandra Anna o Danna Sandra Anna. Danna, sai che sono mamma e figlia. Qui, questa c'è la spazzatrice. Quella sono 15 giorni. Ti passa pure la spazzatrice. Controversie paesane. Sono 15 giorni che c'è stato. Io sto volando. Che vi porto da bere? Ma però è un acqua naturale. Acqua naturale. No. Di primo ci sono le linguine con il tonno. Ok. Che sono un primo? Primo, sì. Ok. Non mi sono neanche messo a sedere, ci hanno già detto il menù a voce. Grazie mille. Prego. Poi invece per i secondi più arroganti, però li vediamo dopo. Ce ne sono un bel po', a base di pesciolini. Comunque c'è molta roba di pesce a Monte Rotondo, se notate, se cercate anche qui, eccetera, molte robe con gamberi, comunque, alcune addirittura esagerate, alcuni si mettono a fare pure la ragosta, eccetera, eccetera. Famosissimo, tra l'altro, a Monte Rotondo Scalo, la villetta di Omar Leccesi. No! Il famosissimo di pesce, ristorante La Villetta di Omar Leccesi allo Scalo, che appunto è un TikToker, 800.000 follower, una cosa del genere, che appunto c'è un ristorante a Monte Rotondo Scalo, proprio
lì proprio. Tornando su questo posto da Anna e Sandra, a parte non c'è insegna, la tendina davanti è bellissima. C'è questa copertura voltata. Non c'è neanche. Sì, è proprio scavato, non c'è neanche intonaco, niente. Tutto così crudo. Bello. Con questo rumore di ventilatore in sottofondo è. Che oscilla, incredibile. Gli anni 80. Tanta tanta roba, adesso però bisogna provare il cibo. Super curioso. Ci hanno già portato i primi. Non gli abbiamo neanche detto una testa, cioè già hanno portato. Sì. Primo con le linguine al sugo di tonno. Aspetto bello, sugoso. Cioè questo io non avevo mai trovato il sugo di tonno col pomodoro se non a casa. Quindi mi sento proprio lì nelle tavole di casa mia. Sta a vedere la quantità. Cioè è veramente troppo. E sono stracurioso dei prezzi, cioè di quanto si spenderà. Ho questo stesso coltello a casa a Firenze. Te che sei di casa, apri le danze. E si va. Come mangio a casa. È proprio bellissimo, abbondante. A me le linguine sono anche un tipo di spaghetto, di pasta lunga che mi piace un bel po'. Ok, andiamo a smucinare bene queste linguine. Sono veramente una quantità generosa. Perciò al Regaz qui da Monterotondo, buon appetito a tutti. Spingola. Belle pungenti, non me l'aspettavo. Sembra tipo un po' un sugo al tonno all'arrabbiata. Poi quando le metti in bocca sulle labbra senti tutto l'oliettino che scorre bene. Che tra l'altro vorrei far notare una roba. Vendesi olio di nostra produzione e lì c'è una bella tanica d'olio. Quindi questa è proprio un segno, eh? Sopra Papa Francesco. Linguine buone, belle scioglievoli, soffici. Unica cosa, un bel tozzo di pane serve. Quello è il colore della felicità. Sì. Quello è tonalità, felicità. Comunque volevo far notare a tutti l'onestà. Mi sono già macchiato. Uno, due, Madonna. Tre, quattro e cinque. C'è proprio crivellato di tonno, di olio. Questi vestiti si buttano dopo. Pane arrivato. Cioè la cosa bella è che non gli abbiamo chiesto noi. Siamo rimasti qui con i piatti vuoti. Non ho sentito No, se me perché abbiamo visto che si è lasciato comunque l'oliettino, il sughettino. Ci hanno portato il pane dentro questa cesta incredibile. Sì. Molto la tereccia. Bello, bello. Poi questo pane. Il pane è bello, bello. Guarda che scrocchio. Stavo aspettando questo momento da quando abbiamo varcato la soglia il ristorante. Modalità lavastoviglie on. Qua. L'esplosione di carboidrati. Il sapore del sugo è bello intenso. Sembra un po' lo stesso sapore che hanno i pomodorini secchi. Belli unti, decisi. Io sarei già a posto così con il primo. Però adesso ci aspettano 3 secondi. E che secondi, madonna. Signora, manco ho bisogno di pulire. Bello tutto, bellissimo davvero. Però gli antipasti, non ci abbiamo pensato proprio. Non ce l'hanno. Perché mi serve una roba molto più da lavoratori. Cioè ora di pranzo, magari i moratori, le cose. Vengono qui al volo, mangiano due linguine e basta. Ci sta, spero nei dolci. Dolcettino. Così. Come? Mi sa che ci sarebbe anche un'altra acqua. Tutti i secondi arrivati. Abbiamo preso le fettine panate, che è carne di manzo impanata. Poi polpettine bianche, che fritte credo. Queste mi ricordo proprio casa di nonna. Cicoria ripassata e il baccalà. Baccalà. Sono proprio casereccio. Casereccio, vedi che è casereccio. Poi anche questo è casereccio. Poi vedi anche questo è casereccio. Cicoria ripassata. Casereccio. Casereccio. Con l'appetuto. 100 euro. Non è la prima lì, mamma. Esplosione proprio. Semplice impatura, bella croccante all'esterno, sentite proprio il pane ingrattato. Quindi o hanno preso un pane grattato buono o hanno grattato quello che avanzava. Grattato a mano proprio. Morbido tutto, comunque bene o male, cioè molto equilibrato, non è. Cioè stanno parti cartilaginose troppo fastidiose. E poi tra l'altro purtroppo Sandra e Anna, questo ristorante è aperto solamente a pranzo. Anche perché cioè sembra veramente una casa aperta al pubblico come ristorante. Quindi è come se cucinassero per la famiglia e però lo aprono anche al pubblico. Belle. Dove vai? Per cali, sinistra. Poi sono molto più pappettose, tipo verdura. Questo è l'odore delle polpette che faceva mia nonna, eh. Attenzione, attenzione. Grazie.
Sono molto cremose dentro. Madonna. Il sapore che oscilla fra la carne e verdure. Molto delicato. La crosticina esterno data dalla cottura nelle due dita d'olio impagabile. Sembra come se ci sia del formaggio dentro, però non c'è il formaggio. Mettiamo il pettino. Pure al ricordo. Sì, dai. Che te ne privi? Lo devi fare. Sì, eh. Tanto sia lì. Madonna. No, guarda lì. Al massimo vibro. Speechless. Queste sono le cose che mi fanno prendere e addensare l'aria nel palmo della mano. E là. Buongiorno. Vedi che cava fritti, se no fettine banate e polpette in bianco. Ci vuole belle arroganti, no? Questo pane rustico, questa crosta leggermente sbruciacchiata marognola, alza la qualità proprio. Un'esperienza alle stelle. Filetto di baccalà fritto, il boss di Roma. Una cosetta pesce e frittura. Namo. È bellino dentro. La fattura mi sembra bella. Bello bello allegro. Che c'è? Certo. Grazie. Bello morbidino. Frittura comunque ammorbidita, non troppo croccante. Poi bisogna avvisare di che sostai lì un po'. Sì, sostai lì un po', quindi sei un po' inumidito, eccetera. Però allegro, ci sono delle zone un po' più crispy, un po' più con personalità. Ci sta. La panatura è molto buona. Ha il suo spazio all'interno del piatto. Cioè si fa sentire proprio la pasta. Dice oh, io e poi il pesce. Bella soffice, saporita. Baccalà dentro, colposo. Buona buona. Comunque adesso che è l'una e mezzo, la trattoria, come dicevi te, si è riempita, si è ghermita di lavoratori proprio. I lavoratori vanno in pausa e vengono a mangiare qui. Noi invece, che siamo lavoratori, veniamo qui a lavorare. Esatto. Questa trattoria su Google ha 127 recensioni con 25 foto nella pagina Google. E purtroppo in quelle foto non c'è traccia di dolci, quindi un po' paura. Magari ce lo faccio un momento, nonnina. Scusa, una domanda. Dolci c'è qualcosa? Non c'è. Purtroppo come sospettavamo non ci sono i dolcettini. Ci stava in chiusura così in dolcezza. Soprattutto perché c'è la nonnina in cucina che mi ispirava. Adesso bisogna capire il conto. Stima. Secondo me cinquantina, sessantina in due. Io vado pesato. Ma perché te, siamo in provincia di Roma? A te conosci prima lo standard di Monterotondo. Io ti direi 45. Tanta roba. Mi ha spiazzato. Porco. Non ti aspettavi questa. Due primi, due coperti, due acque, tre secondi e un contorno. Totale 40 euro. 40 euro, più tra l'altro il pane che non lo so. Cioè 20 euro a persona. E anche la fattura. Cioè la gente verrebbe a dire cioè sì. Fregati. Perciò Dan e Sandra, tantissima roba. Tanta roba. Se passate a zona Monterotondo, anzi no, se venite a Roma, se volete qualcosa di bello, rustico, ignorante, da Alessandro, che magari vi beccate i dolci, perché questa settimana non l'ha fatta. È vero, quindi esatto, cambiano ogni giorno, ma comunque anche di settimana in settimana, se gli gira bene, ci sta. Per il resto penso che io ci tornerò per provare anche piatti diversi, magari un mercoledì o un giovedì. Sì, quindi perché ogni giorno ogni giorno ha il suo menù. Cambia ogni giorno, però ci sono i giorni fissi, quindi interessante. Provare ogni giorno della settimana diverso. Perciò, ragazzi, io vi lascio il link del canale del Buon Surmac in descrizione. Se esploriamo, passateci. Mondo. E spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di avervi fatto scoprire un posticino nuovo dove venire a mangiare qui in zona di Roma, diverso dai soliti. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.